Abitare è come vivere. Si costruisce a poco e insieme agli altri, in un atteggiamento di apertura alla realtà che ci è data da vivere. E stare dentro, anche quando questo stare è complicato, pesante e ci chiama a far fronte a problemi, complessità e realtà aggressive. Ho imparato tante volte a scorgere la bellezza della vita perché ho imparato ad appartenere a quel luogo e alla sua gente, a farmi abitare da quel luogo e da quella gente che il Signore di volta in volta mi ha donato. Vado ancora imparando le cose fondamentali dell'esistenza dai più piccoli, dai più poveri, di ogni luogo che mi ha ospitato. Sento di abitare dentro una storia antica e la fede è fecondata dalla storia. Abitare è un modo di stare al mondo, è una ricerca, è una esperienza consapevole stando dentro. Qui a Napoli, nel rione Sanità, ancora una volta ho appreso a guardare la realtà, a vedere le mancate possibilità dell'abitare per molta gente, a lasciarmi abitare da domande pressanti, a leggere le situazioni dal basso, con uno sguardo multiplo, ad abitare i sogni e le speranze più profonde della gente con cui condivido questi anni. Insieme a tante altre donne e uomini, per vivere la vita, cerchiamo la vita continuamente, creando relazioni, patendo le cose, risvegliando coscienze, costruendo la convivenza, la prossimità e ambienti pieni di senso e sapore, dove ci incontriamo con bambini e ragazzi, uomini e donne, di tutti i colori, di tutti i paesi, di diverse lingue. I giovani che stanno crescendo insieme guardano la realtà circostante e più lontana, imparano ad interagire con le presenze e le risorse del contesto reale di vita, si educano al potere di rinuncia, ad esigere con responsabilità una vera nuova cittadinanza multicolore. Abitare la vita è forza di riscatto, è aver cura di sé, degli altri, dei luoghi, delle cose, dei processi, è ritrovare la dignità perduta e smarrita, è riconoscere le storie, le intelligenze, le differenze, le vite non rassegnate, le vite che sperano. Abitare è portare il peso del mondo. E in questo nostro tempo il dramma delle ecatombe nel mar Mediterraneo di centinaia, di migliaia di disperati che premono dall'Africa, dilaniata dalle guerre e dalla povertà. E non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo.